Amici di Fano TV, ci troviamo alla sede della Confartigianato di Ancona per la conferenza stampa di presentazione del progetto Obiettivo Sostenibilità. Si parla di sostenibilità dunque per le imprese, per le piccole e medie imprese del territorio, sostenibilità a 360 gradi, quindi che riguarda l'aspetto ambientale, sociale, culturale ed economico. Una serie di incontri in programma per sviluppare e sviscerare questo tema, per sensibilizzare e accompagnare le aziende sul tema della sostenibilità. Sostenibilità è un termine ormai forse anche abusato e noi diciamo che rappresentiamo un mondo che è già da tanto tempo sensibile a questi temi e in un momento dove stanno cambiando proprio anche come dire, i gusti e i consumi, perché si sta uscendo un po' dall'ottica dell'usa e getta ma si sta cercando di privilegiare prodotti di qualità, crediamo che il nostro mondo, il nostro tessuto produttivo abbia sicuramente tante possibilità comunque di crescere e soprattutto vogliamo far sì di parlare di sostenibilità con questi quattro appuntamenti da punti di vista diversi, perché è un tema molto ampio. Non è solo una questione energetica, non è solo una questione ambientale, ma è una questione che va affrontata anche dal punto di vista della tenuta del nostro tessuto sociale e su questo vogliamo fare delle riflessioni appunto con l'Università Politecnica delle Marche per una visione anche del valore sociale di questo termine, che è quello che poi ci interessa anche per il nostro tessuto. Quindi parliamo di una sostenibilità che esce dal senso proprio del termine, che coinvolge più aspetti. Una sostenibilità a 360 gradi, sono appunto ecco, punti di vista che devono servire per ragionare, per confrontarsi e per aprire delle riflessioni. Appunto non vogliamo solo parlare di prodotti, vogliamo anche sensibilizzare a tutto il tema del recupero, del riuso, del riciclo, che secondo noi è fondamentale, e soprattutto capire anche proprio all'interno del nostro mondo se le nostre imprese possono essere ancora competitive con le regole appunto che stanno cambiando in una competizione globale su un tema come quello della sostenibilità, che sembra di particolare interesse ma comunque con tante difficoltà. Quindi vogliamo informare le nostre imprese sulle opportunità, ma vogliamo far sì anche di sensibilizzare, come dire, una platea molto più ampia su quello che è un tema dove noi diciamo il nostro mondo è già molto molto preparato e molto diciamo attento. Vogliamo indicare quali sono i quattro incontri e insomma il tema dei vari incontri che poi si terranno. Certamente, partiamo con la festa delle donne a Iesi e l'occasione della festa delle donne serve anche per declinare quello che è la sostenibilità dell'impresa femminile con le tante difficoltà e problematiche che ci sono e anche per cercare di, come dire, di far risaltare quello che poi sono anche i consumatori, perché le donne d'altra parte sono quelle che sono addette magari nella maggior parte di casi anche all'economia familiare, quindi la sensibilità verso appunto un certo genere di prodotti anche a livello di acquisti. Procederemo poi con il 19 marzo al Teatro alle Muse qui di Ancona, dove ci sarà una giornata tra l'altro di festa per quanto riguarda appunto il San Giuseppe Artigiano, e anche lì parleremo appunto di sostenibilità. Ci sarà il professore Gianluca Gregori che ci illustrerà alcuni punti di vista proprio sul concetto sociale della sostenibilità ma anche sul concetto economico della sostenibilità, perché sarà un tema fondamentale. E andremo avanti poi a Fano il 30 marzo e chiuderemo con il 15 aprile con un incontro proprio qui in sede di aziende che hanno già attivato prodotti di sostenibilità per farli incontrare, per uno scambio di idee, scambio anche di esperienze, per cercare di mettere in contatto appunto imprese che sono già avanti diciamo da questo punto di vista e per poter sensibilizzare gli altri. Quindi da parte della Confartigianato non solo insomma, far conoscere il progetto della sostenibilità alle imprese ma anche seguirle e accompagnarle. Accompagnarle e creare, come dicevo, proprio i presupposti per uno scambio di esperienze, perché secondo noi è fondamentale che chi ha certe sensibilità si incontri appunto per fare tesoro di quelle che sono le esperienze dell'altro. E da questo punto di vista le nostre imprese sono veramente molto disponibili e vogliamo ecco, creare i presupposti per essere utili a questo tema. Presidente, una spinta forte di Confartigianato con le imprese verso la sostenibilità. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti come associazione. Il tema della sostenibilità per noi è centrale.
sostenibilità declinata in termini ambientali, energetici, sociali e economici, e quindi l'associazione vuole informare, aiutare i nostri imprenditori a comprendere quelle che sono le tante opportunità che la sostenibilità in questo momento offre. In Italia si sta lavorando tantissimo sul tema della sostenibilità, anche nelle Marche dobbiamo lavorare, siamo un po' indietro rispetto a questo tema, e quindi abbiamo organizzato questi incontri per portare a conoscenza della comunità le best practice che alcuni nostri imprenditori hanno avviato per far sì che ci sia una sorta di contaminazione positiva e anche il nostro territorio possa crescere rispetto a questo tema. Come si passa dalle parole ai fatti? Con fatti concreti, con esempi, che è quello che è il nostro obiettivo, perché oggi abbiamo necessità di esempi positivi, di persone che hanno sperimentato, attuato e hanno avviato dei progetti. E in questo momento è importante innovare, è importante comunque crescere, dobbiamo far crescere la comunità con degli esempi, con delle best practice che possano aiutare tutti coloro ad avviarsi in questo percorso. Non semplice, ma insieme come Confartigianato riusciremo a raggiungere anche questo obiettivo. Le imprese artigiane, ma soprattutto le micro e piccole imprese che noi rappresentiamo, sono da sempre sostenibili, perché per loro fondamentale è la vicinanza appunto al proprio staff, quindi alle persone, al territorio, alla comunità e a tutto ciò che li circonda, a cominciare dall'ambiente. Ma soprattutto fare sostenibilità significa anche parlare di efficientamento energetico e di risparmio energetico. Abbiamo visto in questi ultimi 2 anni le 2 crisi più grandi sono state la pandemia e il problema, no, del caro luce e gas. Il governo ha dovuto anche in questa finanziaria fare un intervento forte per evitare una grande crisi. Quindi fondamentale per le nostre imprese, e qui Confartigianato ha sempre fatto da apripista, è dare un supporto, una consulenza personalizzata per raggiungere 2 obiettivi contemporaneamente, quello di risparmio di risorse e quello di essere sostenibili anche come costi, soprattutto quindi di pensare all'ambiente e risparmiando. Quindi noi abbiamo da diversi anni un consorzio, si chiama CEMPI, Energia, Luce e Gas, in cui da sempre sia le aziende che i privati facciamo una consulenza gratuita, un'analisi di quello che stanno spendendo, consigliando le condizioni ottimali e di venire con noi quando ci sono effettivamente le condizioni di risparmio evidenti ed oggettive. E adesso stiamo anche monitorando il progetto della mobilità elettrica, quindi un progetto integrato di colonnine elettriche, risparmio su luce, gas, possibilità di ricaricare la propria auto aziendale o personale insieme ai nostri partner strategici, e al tempo stesso anche di risparmiare appunto sulla corrente elettrica anche grazie all'opportunità offerta dalle comunità energetiche. E quindi tra i progetti principali di questo obiettivo sostenibilità c'è anche quello di far sapere a tutti, aziende private, le opportunità che le comunità energetiche possono offrire, sapendo che poi insieme costruiremo per ogni azienda, ogni privato, un progetto su misura per la propria esigenza personale. Questo è quello che vuole fare Confartigianato. Il tema della sostenibilità è un tema che ci permette di evidenziare quanto più la stretta connessione tra il mondo persone e il mondo imprese. In particolar modo le aziende che decidono di investire in progetti di sostenibilità aziendale dedicata alle persone e al territorio permettono all'azienda da una parte di essere più accattivante e quindi più competitiva. Allo stesso tempo le persone hanno modo di capire come le politiche aziendali sono determinanti anche per influenzare la ricchezza, il valore delle comunità locali e indirettamente anche le dinamiche private di ogni singolo cittadino. Con questi 4 appuntamenti che oggi andiamo a promuovere andiamo appunto proprio a evidenziare quanto modelli di sostenibilità sono importanti proprio per mettere al centro la persona, in particolar modo modelli di sostenibilità territoriali in cui andiamo a valorizzare i piccoli contesti territoriali, modelli di sostenibilità sociali in cui l'azienda privata fa rete con il terzo settore, con gli stessi cittadini, e modelli di welfare aziendali in cui la persona non è considerata
considerata soltanto un mero collaboratore aziendale, ma è valorizzata a 360 gradi anche tenendo in considerazione che ha una famiglia alle spalle e una vita personale. Noi come Confartigianato stiamo offrendo consulenza, supporto proprio per aiutare, accompagnare le imprese, anche quelle più piccoline, a questo passaggio, quindi riuscire a portare anche nelle piccole realtà imprenditoriali una cultura dedicata alla persona differente. Il tema è uno di quelli che ci interessa, ma ci interessa in maniera anche molto operativa, nel senso che di sostenibilità si parla molto, a vari livelli, è uno dei temi che è diventato di moda e secondo me si pratica poco, cioè il vero problema è come realizzarla. L'idea, secondo me, molto intelligente è quella di collegare questi tre ambiti che vengono invece spesso considerati singolarmente, lo richiamava prima il segretario, e cioè la sostenibilità sociale, quella economica e quella ambientale con riferimento alle comunità energetiche. Noi come università stiamo molto investendo su questa tematica e dal punto di vista del ranking internazionale il nostro Ateneo si pone entro i primi 150 come università sostenibile. In 40 corsi circa il tema della sostenibilità viene affrontato e abbiamo sviluppato proprio un corso di laurea magistrale in management della sostenibilità e dell'economia circolare. Amici di Fano TV, si conclude qui questo speciale. Abbiamo trattato il tema della sostenibilità a 360 gradi dedicata alle piccole e medie imprese del territorio, una conferenza stampa di presentazione organizzata da Confartigianato nella sua sede di Ancona e poi quattro incontri dove verrà sviluppato questo tema.